Una panchina blu in Piazza Dante dedicata ai lavoratori, alle categorie più fragili che soffrono le conseguenze della pandemia, della gig economy e di tutte le forme di discriminazione che il lavoro lo rendono meno sicuro, equo e dignitoso. L'iniziativa è promossa dal collettivo di lavoratori e lavoratrici della Whirlpool ed è stata accolta con favore dall'amministrazione comunale con il sindaco Luigi De Magistris, da sempre a sostegno della loro battaglia. In questi giorni il tema del lavoro è ritornato nella sua drammaticità, anche nelle ultime ore, in particolare con la morte di Luana, una donna di 22 anni, madre, che muore in una maniera orribile in una fabbrica. Credo che la scritta che abbiamo voluto mettere sopra questa panchina azzurra, con un pezzo dell'articolo 1 della Costituzione, è potente nella sua forza ma anche nella sua purtroppo non attuazione, perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non è così, lo dimostrano anche le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool che non mollano ma che non vedono attuato questo diritto. Continuiamo a chiedere ai vari governi che si susseguono un impegno maggiore, soprattutto i tempi della pandemia ci saremmo aspettati dei segnali immediati, avevamo chiesto ai ministri del governo Draghi di rispondere subito con un linguaggio e con atti diversi rispetto all'avvertenza Whirlpool, ma non vediamo da questo punto di vista un cambiamento concreto. Noi continueremo a lottare e con la giornata di oggi mettiamo una panchina, simbolo non del fatto che uno si siede e che smette di lottare, ma come simbolo per chi passa e si siede, che non bisogna mai dimenticare che la Costituzione vive attraverso la lotta. E se vogliamo attuare quell'articolo vuol dire che non dobbiamo mai smettere di lottare e non dobbiamo mai mollare.